Benvenuti alla famiglia Tacconi, alla famiglia di Rometta e ai parenti tutti del partigiano Luigi Norfarini. Benvenuto al sindaco di Casteggio Lorenzo Vigo. Ti ringrazio per aver raccolto la richiesta dell'ANPI di Casteggio e di aver rifatto il monumento danneggiato in modo accidentale. Saluto gli amministratori e il sindaco di Montebello. E oggi per noi è una grande soddisfazione. Oggi inauguriamo il monumento per noi perché è un giorno di memoria. Fare memoria perché i gravissimi fatti accaduti non accadano mai più. Fare memoria per le giovani generazioni. Fare memoria per un futuro di pace. Quindi, nel ricordo di Luigi Norfarini, partigiano della divisione Masia, brigata Tundra, nato a Montebello dalla battaglia il 1 dicembre 1915 e ivi residente, catturato dalla brigata nera di Casteggio il 7 febbraio 1945, in seguito ad una delazione e ucciso sul piazzale del cimitero, qui. La persona che lo fece arrestare sarà processata a Torre degli Alberi dal Tribunale della Divisione Gramsci, che lo condannerà alla pena capitale mediante fucilazione alla schiena. Una via a Montebello porta il suo nome. Il fascismo. Vorrei dirlo con le parole di Enrico Berlinguer. Il nazifascismo non è stato uno scherzo, è stata un'ondata di barbarie che ha minacciato di travolgere il mondo, di trasformare l'Europa in un immenso campo di sterminio nazista. In Italia sappiamo cos'è stato il fascismo, non solo la soppressione di ogni libertà, non solo lo sfruttamento dei lavoratori, non solo la miseria e la guerra, l'abbandono delle regioni meridionali, le avventure militari che hanno portato alla rovina il nostro paese e l'asservimento al nazismo. Il massacro di tanti partigiani antifascisti eliminati fisicamente a partire da Antonio Gramsci, giovani che si opponevano al fascismo per difendere la libertà e l'indipendenza del nostro paese. Ecco, con queste parole di Enrico Berlinguer, che mi sembrano parole di verità, lascio la parola al sindaco di Casteggio, che ringrazio ancora. Buongiorno a tutti, benvenuti in questa bella giornata, mi sento di dire, è anche uscito il sole, nonostante i giorni precedenti minacciavano altro, probabilmente è un segno che oggi dovevamo vederci qui sotto il sole per ricordare Luigi Norfarini, per reinaugurare questo monumento, appunto, che, come diceva Delizio, è stato nato accidentalmente. È stato un grande piacere portare a compimento questa realizzazione. Ci eravamo presi un impegno, sapete che poi la pubblica amministrazione ha sempre dei tempi un po' lenti, c'è stato qualche inghippo tecnico, ma come avevamo detto arriveremo a dare alla memoria di Luigi Norfarini un nuovo monumento e oggi siamo qui, l'abbiamo fatto insieme all'ANPI per Luigi Norfarini, l'abbiamo fatto per la famiglia, per i familiari, l'abbiamo fatto per tutti, l'abbiamo fatto, diceva Delisio, per le nuove generazioni, perché questi cippi, questi monumenti restino soprattutto a chi domani parlerà di qui e capirà il motivo, leggerà il motivo per cui abbiamo qui questi cippi. Volevo raccontarvi questo aneddoto di qualche mese fa. Ho avuto uno scambio di opinioni con due cittadini su
una serie di spese che il Comune ha fatto per sistemare i monumenti. Voi sapete che negli anni scorsi anche il monumento al partigiano, e qualcuno diceva sì, però insomma i monumenti erano in ordine, era meglio titolare due aule delle scuole. Sono opinioni, va bene tutto, però mi sono sentito dire, guardate che se oggi noi siamo qui in piazza a discutere se dipingere le scuole o se fare un parco, se sistemare un monumento, è perché questi ragazzi sono morti per lasciarcelo fare. Oggi siamo liberi, discutiamo, ci confrontiamo, perché questi ragazzi sono morti tanti anni fa e hanno portato la libertà oggi sulla nostra bella Italia e ci permettono di essere persone libere che discutono e che si confrontano. Quindi penso che queste azioni siano doverose e dove possibile cercheremo di farne sempre di più. Soprattutto per quello che è il significato di questi cippi, alti, solidi, in pietra, a confronto delle vite spezzate dei nostri ragazzi che hanno lottato per la libertà, che sono stati assassinati, parlava di delazione, Deliso, che sono stati assassinati in maniera meschina, in maniera vergognosa. Ecco, noi abbiamo il dovere e dico anche la fortuna di poterli ricordare, di poter fare quel poco che diciamo perché la loro memoria non sparisca e soprattutto che trasmetta quel significato, quel messaggio che le nuove generazioni penso abbiano tanto bisogno, soprattutto oggi in cui è inutile che ce lo ricordiamo, la guerra qui sembra che si stia diffondendo come una peste, e ce lo diciamo ormai da tanti anni. Adesso davvero sentiamo caldo il vento della guerra addosso. Ecco, noi siamo qui come baluardo di pace, dobbiamo continuare con le azioni, con le idee, stare vicino e sicuramente sottolineare che chi è morto per la pace non è morto in vano e va ricordato come lo ricordiamo oggi Luigino Orfanini. Grazie. No, mi sono dimenticato di ringraziare le bandiere dell'Ampi e Moccoloni di Montebello. Lo faccio adesso e do la parola alla Castinera. Presidente dell'Ampi di Casteggio. Intanto ringrazio tutti gli antifascisti presenti e a nome della sezione Ampi do il buongiorno in questa bella giornata ottobrina, almeno climaticamente bella, perché quello che sta succedendo fuori dai nostri confini è quello che voi tutti sapete, è un gran disastro. Quindi rinnovo un ringraziamento al sindaco, perché senza questa amministrazione comunale non saremo qui oggi a inaugurare questa nuova sede. Ci sarà poi Samantha Bisio in rappresentanza della segreteria provinciale che porterà una testimonianza sulla memoria storica di questa iniziativa. E proprio anche Tino Mudoni, che in questa occasione mi è stato vicino per avere il collegamento con chi questa stele l'ha progettata. Delisio ha già detto quello che voi tutti già sapete, no? Che in seguito a una delazione, quindi a una spiata, questo partigiano è caduto, è stato ucciso, è stato barbaramente ucciso. E noi siamo qui oggi, nello stesso luogo dove la barbata fascista hanno colpito a morte, dove a fine liberazione è stata eretta una lapide in sua memoria. E grazie all'impegno appunto del sindaco possiamo inaugurare questa nuova stele, affinché l'odio che aveva diventato quel luttuoso e buio periodo della storia italiana, storia anche casteggiana, perché la Brigata Nera che l'ha ucciso era di Casteggio, possa essere di monito al futuro. Rendiamo merito a uomini come l'Orfalini, se la Resistenza ha avuto un ruolo attivo nel riscatto della dignità di un popolo, contribuendo alla propria liberazione. E indipendentemente dal colore politico che noi oggi qui rappresentiamo, sappiamo che tanti partigiani hanno dato la loro giovane vita per la democrazia, come diceva il sindaco, come diceva Quadrelli, per la libertà di noi tutti, ma sappiamo anche che oltre alla cacciata dei nazifascisti, i partigiani, che erano figli del popolo, erano persone, erano operai, erano contadini, tanti erano privi di istruzione, volevano altro, quell'altro che non si è concretizzato.
volevano giustizia sociale. Noi ampi e di quegli uomini o di quelle donne portiamo avanti ciò che è il loro lascito e siamo estremamente preoccupati per la deriva antidemocratica che il nostro paese ha intrapreso. L'ultimo esempio di qualche giorno fa, il 18 settembre, è passato alla Camera e adesso è in discussione al Senato, quel disegno di legge, decreto sicurezza 1660, che è una svolta autoritaria nei confronti di chi legittimamente protesta. C'è chi protesta contro il genocidio in Palestina, c'è chi protesta per i danni ambientali che stanno accadendo e che noi tutti dovremmo essere interessati, c'è chi protesta per avere condizioni di vita migliori, anzi a volte solo condizioni di vita decenti. Ma c'è un aspetto, ovviamente, che è già stato detto ed è ancora molto più grave di quello che sta succedendo all'interno del nostro paese, ed è la grave scadenza delle guerre che sono in atto e che stanno lacerando i destini dei popoli coinvolti, colpendo tantissimi civili. L'esempio di Gaza, dove le stime superano i 40.000 morti, valga per tutti. Guerre che ci stanno portando dove e a cosa? Lo sapete voi quanto me. Ci stanno portando, lo dissi anche 6 mesi fa, il 25 aprile dal palco, ci stanno portando in una tragedia mondiale. E questa volta mondiale vuol dire anche nucleare. Sminuire, sottovalutando quello che si sta accadendo è gravissimo. È gravissimo perché in questo modo non si va alla ricerca di una soluzione politica per fermare queste guerre. Da parte nostra, come ampi, stiamo perseguendo tutte le strade possibili affinché si possa ripristinare il senso umano alla vita e utilizziamo le nostre forze, tutte le nostre forze, per promuovere la pace e lo sviluppo sociale. Esattamente ciò che è previsto nella nostra Costituzione, in particolare gli articoli 3, l'11, fondamentale, e il 53. Facciamo sì che la storia, la quale in questi ultimi anni è sottoposta a continua revisione, quando non addirittura ribaltata, diventi un valore da passare come testimone alle nuove generazioni, per educarli alla convivenza, alla solidarietà, alla cooperazione, affinché si formi in loro una coscienza etica e civile. Grazie. Visio della Segreteria Provinciale dell'ANPI. Buongiorno a tutti e a tutte. Io come prima cosa voglio ringraziare il sindaco, l'amministrazione comunale, la sezione di Casteggio, in particolare la presidente Patrizia Cassinera e Elisio Quadrelli, che da sempre si impegna per il mantenimento di 5 monumenti sul nostro territorio, proprio per il contributo che hanno dato nel rifare questo monumento, questo cippo, che è un'azione veramente rilevante. Mi unisco ai saluti e ai ringraziamenti che sono stati già fatti a tutti i presenti, e saluti e ringraziamenti che faccio a nome di ANPI Provinciale. ANPI Provinciale, che oggi è rappresentata oltre che da me, anche da Antonio Corbeletti, che proprio con me condivide il ruolo di vicepresidente. E appunto parlavamo della rilevanza di questi monumenti, perché sono un po' il primo modo per iniziare a fare memoria, un modo, se vogliamo, quasi concreto, perché ci permette quasi di toccare con mano quello che è avvenuto, di vederlo fisicamente. Anche perché quando parliamo di storia, troppo spesso magari andiamo a leggere i libri anche di scuola che ci vengono, quando studiamo anche dopo libri di storici, e tendiamo a considerare quella storia come un qualcosa di distante, di astratto. Ma in realtà quando si parla di resistenza non è così e soprattutto non può essere così. Perché la storia della resistenza vuol dire la storia di questi luoghi, vuol dire la storia magari di familiari, qui abbiamo proprio rappresentanti dei familiari di Luigi Norfalini, di familiari nostri o di conoscenti o di amici. E quindi una storia, una resistenza che è fatta di piccole grandi storie che diventano un po' intrinseche nel luogo dove sono avvenute. E allo stesso modo, però, quei luoghi, quei punti di ricordo, come possono essere questi cippi, diventano un modo per fare memoria continua. E lo diceva prima il sindaco nel suo intervento, dicendo appunto che ci permette di ricordare, quando passiamo di qua, quello che è avvenuto. Quindi una memoria che non è legata
solo a un momento di commemorazione, all'inaugurazione che stiamo facendo oggi, ma che può rinnovarsi veramente ogni giorno. Ma un altro aspetto importante, la presenza dei monumenti e la loro preservazione sul territorio, ed è il fatto che ci permette di avere un'idea di quella che è la diffusione di quello che è stata la Resistenza. Diffusione di una Resistenza fatta da partigiani, ma in tutte le diverse forme in cui è stata caratterizzata, e che appunto ha avuto nel lato una diffusione sicuramente in termini di estensione territoriale, di capillarità sul territorio. Basta fare un giro nella nostra provincia, in particolare nel nostro Trepò, per trovare in ogni luogo cippe e monumenti che ci ricordano quanto è avvenuto. E a questo proposito voglio citarvi un progetto fatto da Ampi Nazionale che si sta sviluppando in questo periodo, che è il portale Memo, che è già attivo ma in fase comunque di evoluzione, dove potete trovare una mappatura di tutti i cippi e di tutti i monumenti che ricordano partigiani, anche i pietri d'inciampo, che ci sono sul territorio nazionale. Ovviamente questo è stato fatto con la collaborazione anche di lavori già realizzati a livello locale, e per la provincia di Pavia sono ben 336 i monumenti che sono stati mappati. Ma non solo, quando vediamo questi cippi ci dà l'idea della diffusione della Resistenza non solo sul territorio, ma anche nella società, perché ci dà l'idea di quella che è la dimensione popolare, di quello che diceva Carla Nespolo, allora presidente nazionale Ampi, e che, da cui scomparsa e accadeva proprio 4 anni fa. Ebbene, diceva che la Resistenza ha avuto tanti volti, ma tutti volti popolari. E questa popolarità della Resistenza, secondo me, che la troviamo anche dietro questi monumenti. Perché dietro ogni monumento troviamo un volto, dietro ogni monumento troviamo una storia. Una storia fatta da persone che hanno avuto esperienze diverse, magari che vengono da professioni diverse, da diversa estrazione sociale, diversa estrazione politica, di diversa età, giovani, anziani, uomini e donne, ma tutti fecero una scelta di lottare allora contro il nazifascismo. Ma non solo, accanto a questi, accanto ai partigiani, troviamo a volte monumenti che ricordano civili, magari con la sola colpa di non aver ceduto ad una comoda delazione, proprio quella delazione che portò alla morte di Gino Orfalini, oppure che semplicemente si trovarono in alcuni momenti nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. E questo ci dà l'idea, da un lato, di quella che è stata la grande dimensione disumana della violenza fascista e della violenza nazista, ma ci dà l'idea più in generale della drammatica pervasività della guerra, che non tralascia mai di toccare nel momento in cui c'è nessun luogo e nessuna persona. E questo è più che mai attuale, prima si è citata la situazione della guerra di oggi. Ebbene, ogni volta che sentiamo parlare di una notizia, non dobbiamo viverla come se fosse un videogioco, come se stessimo facendo una partita a risico. Ogni volta che sentiamo una notizia di un attacco, di un bombardamento, di una invasione, ebbene, dietro quella notizia ci sono persone comuni, persone come noi, cioè dietro comunque un'umanità che viene calpestata, e ci sono fatti che non si, le cui conseguenze non si riducono laddove sono avvenute. E guardate che quello che sto dicendo non è un qualcosa per divagare dal motivo per cui siamo qui oggi, perché esiste un fortissimo legame tra quello che è avvenuto nel passato, quello che ci ha insegnato quel passato e quello che sta avvenendo nel presente. A livello nazionale, Patrizia Cassinea ricordava prima l'ideale sicurezza, e a livello internazionale con n conflitti che sono in corso nel mondo, non solo quelli più conosciuti. E quindi, ritornando al significato di questi monumenti e all'essere qui oggi, sono monumenti che rappresentano una forma, diciamo, di memoria, come dicevo all'inizio, concreta, di memoria tangibile e continua, che ci permettono di portare avanti, ogni volta che passiamo davanti, quella che è il ricordo e la memoria della storia di quello che rappresentano, in questo caso di Luigi Orfalini, ma di tutte quelle storie che costituirono la Resistenza. Ma al tempo stesso sono monumenti che rappresentano un input per fare memoria continua, per fare memoria attiva. Come scrive sul portale Memo, infatti, i monumenti hanno lo scopo di ricordare, ma non solo quello, hanno poi lo scopo di poterci far fare per sé e per gli altri. Grazie Samantha. Adesso depositeremo un mazzo di fiori al monumento, quindi invito il sindaco e la Samantha e la Cassinera a farlo, e poi salutiamo.
Facciamo. Grazie. Sì.